Buonasera, bentornati a un nuovo appuntamento di Mondo Amaranto che prendiamo dopo la pausa pasquale, ripresi i campionati con l'Arezzo Calcio Femminile che è stato battuto in casa dalla Virtus Padova. Vedremo il solito punto della situazione per le giovanili dell'Arezzo. Si sono conclusi i campionati allievi e giovanissimi Lega Pro, gli allievi con una bella vittoria a Livorno, 2-2 dei giovanissimi. Poi questa sera abbiamo una rappresentanza dei giovanissimi B che abbiamo seguito per la prima volta, allenati da Michele Passalacqua, che salutiamo, che questa sera non può essere con noi. Abbiamo anche Giacomo Gorgoni che ritorna con noi, allenatore degli esordienti B, reduce da Buonasera. un bel torneo a Maliseti, del quale ci parlerà, il vicepresidente dell'Arezzo Calcio Femminile Massimo Tucci, Buonasera, bentornato, grazie. e poi Riccardo Buffetti che ha Buonasera. commentato la partita proprio tra l'Arezzo Calcio Femminile e la Virtus Padova. Allora, vado subito al vicepresidente, c'è anche Riccardino, che lui sbandiera, vero, durante Sì, le partite. C'era anche al torneo di Maliseti, no? No, no, Ah, no. dicevo Alla stavo nave, proprio alla nave, parlando. ah, il campionato, benissimo. Anche col femminile viene lui ogni Sì, tanto, quindi vieni a portare turbulenze. porta le turbulenze. Allora, dopo verremo a sentire anche lui. Prima di vedere il filmato della partita, sentiremo una Nazarena Grilli, allenatrice dell'Arezzo Calcio Femminile, un po' amareggiata per la prestazione. Ha detto: questa non è la mia squadra. Sì, infatti è anche la nostra squadra, è un po' di tutti, non è che solo di un personaggio. Possono capitare le giornate storte o che non va bene niente, e a questo punto è che bisogna fare un po' di fermare le palle, la bocce ferma, e riparlare di come della struttura della squadra, delle ragazze, a livello tecnico, quello che si può fare per passare questo momento un po' più delicato. In effetti si è avuto un bel calo. La concentrazione, logico, non penso che sia come negli anni e mesi passati, raggiunta la salvezza, 25 punti. Noi a Arezzo non saremmo mai fatti in Serie B, quindi nei tempi moderni, nei Certo. tempi più vecchi, qualcosa più hanno fatto. E quindi sono ragazze giovani, ci sta questa cosa qui, ci sta. Cioè, ci sono anche altri impegni, penso alla scuola e la concentrazione, bene che la mettono anche lì, insomma, ecco. Anche perché poi ci si chiedeva, appunto, una volta che la salvezza è stata raggiunta, il campionato è stato comunque brillante, ci si chiedeva, ecco, quali motivazioni uno poteva trovare, no, per continuare. Ora c'è il derby, tra l'altro, in casa Sì, tra 2 settimane, sì, no? una motivazione per la prima squadra è anche quella, poi la motivazione per i tre quarti della squadra sarà anche questa Coppa Toscana Primavera, quindi Sì. noi ci puntiamo tanto e le ragazze sono lo stesso, ci stanno credendo, ecco, Dopo ne girano anche parliamo anche sì. di questa Coppa Toscana Primavera. Adesso rivediamo proprio le fasi salienti di Arezzo Virtus Padova. Torna di scena il campionato nazionale di Serie B, di conseguenza torna a giocare l'Arezzo Calcio Femminile qui al Laurentini di Pescaiola di Arezzo. Dopo una settimana di riposo, la salvezza ormai archiviata da diverse partite, le ragazze Amaranto tornano qua a Pescaiola per il decimo turno di ritorno del campionato nazionale di Serie B, la 23ª giornata complessiva. Un saluto da Riccardo Buffetti e Arezzo TV, quest'oggi contro l'Arezzo arriva il Virtus Padova, il calcio di Gioffreda nei baracchi, calcio punizione per l'Arezzo con Teci che finta la battuta. Teci contro Tosello, attenzione, può essere la svolta questo calcio di rigore. Parte Teci, il destro, traversa, clamorosa traversa di Teci, clamorosa traversa di Teci. Intanto dall'altra parte c'è Cinetto, il passaggio sulla destra verso basso, basso riesce a saltare Teci, attenzione Zeghini. Ancora verso basso, il sinistro, il gol. E il gol della Virtus Padova al 30esimo con Basso. Il destro di Basso arriva direttamente nel primo palo. Zeghini. Parte il traversone sulla testa di Baracchi. Palla fuori! Palla fuori! Clamorosa occasione per l'Arezzo. Sbaglia il passaggio Prosper, attenzione. A Verdi che recupera bene la sfera. Baracchi poi. Il lancio a cercare Mencucci, che riesce ad arrivare. Il passaggio per Di Fiore. Di Fiore, il destro! Parata! Che gran parata da parte di Tosello.
al settimo Tosello, gran parata. Ancora Verdi verso Baracchi, passaggio verticale per Di Fiore, cerca il dribbling e lo trova Di Fiore, parla sul destro, attenzione a Di Fiore che prova, Tosello mette in corner, si è provato Di Fiore dal limite, Tosello para, Spagnolo che va a cercare basso, posizione regolare, esce Antonelli, bravissima a non colpire basso, e poi il tiro di basso e il gol, il 2-0, doppietta personale da parte di Basso al 43esimo. Nazarena Griglia, allenatrice dell'Arezzo, quest'oggi una sconfitta per 2-0 contro il Virtus Padova, una partita che però magari segnando il rigore al 15esimo primo tempo poteva cambiare anche il rendimento dell'incontro. Ma può darsi, però penso che oggi la squadra non ha fatto nulla di quello che avevamo preparato, quindi dovremmo analizzare il perché e il per come. Comunque niente, abbiamo giocato credo la peggior partita da quando sono qua io, non c'è niente che mi accomuna quel gioco che hanno espresso le ragazze per quel che si prepara chiaramente durante la settimana, però questo è il calcio, loro sono venuti qua giustamente, temavamo la loro grinta e determinazione perché giustamente lottano per non salvarsi, per salvarsi, e quindi noi un po' siamo state molto confusionarie, lanci lunghi, cosa che non dovevamo fare, l'abbiamo fatta e il risultato credo che è penalizzante, perché penso che poi alla fine il Padova ha fatto due tiri, però per la grinta e l'orgoglio che il Padova ha messo in campo credo che sia anche meritato. E adesso ci sarà il New Team Ferrara e poi dopo l'altra partita in casa contro il Grifo Perugia, il derby, può arrivare l'Arezzo a giocarsi al derby al pari anche col Perugia? Ma guarda, io non lo so, perché non riesco a capire veramente che intenzioni hanno le ragazze, perché cioè, penso che il fatto di essersi salvate non so se gli ha tolto un po' di verve, un po' di anima, però credo che se sono delle professioniste serie, ma professioniste intese giocatrici, atlete, credo che un atleta debba sempre puntare al massimo, e oggi penso che l'Arezzo non è sceso in campo per far questo, e questa è la cosa che mi fa più male. Siamo qui con Mister Di Stasio, allenatore della Virtus Padova, quest'oggi una vittoria di carattere ad Arezzo che porta un passo in più verso la salvezza. Sì, beh, è stata una bella vittoria, la partita lo sapevamo non era facile, l'Arezzo è una bella squadra e oggi forse se avesse segnato quel gol su rigore poteva mettersi sicuramente diversamente, però le ragazze erano preparate, erano pronte, volevano lottare fino in fondo, vogliono salvarsi, quindi hanno messo il cuore in questa partita. Ormai insomma, mancano poche partite, sappiamo dei risultati che sono per quelle sotto di noi e affronteremo anche le ultime partite con la stessa grinta con la quale sono state affrontate quelle di oggi. Insomma. Ecco, una squadra giovanissima, anche il Virtus Padova, con alcuni ragazzi giovani, portate anche verso un futuro anche della società. Diciamo una parte di ragazze sono giovani, fra l'altro oggi eravamo contate perché eravamo in 13, perché molte avevano dei problemi, è chiaro che si punta sui giovani perché insomma questo sport che sta cambiando, mutando, devi sicuramente dare un impulso diverso spiegando tecniche e modalità di gioco completamente diverso che per ormai per chi è tra virgolette stagionato è difficile mettere in atto. Allora Riccardo, insomma, parole forti da parte di Nazarena che dice appunto, avete sentito, no? Non mi accomuna niente a questa prestazione, non so perché le ragazze abbiano giocato in questo modo, forse anche un modo anche per spronarle in queste ultime giornate. No? Sì, della giornata storta, poiché magari in altri casi il calcio di rigore sarebbe terminato dentro, la partita sarebbe andata totalmente in altro modo, perché il Padova aveva preparato questa partita diciamo per ripartire in contropiede, quindi aspettare dietro il centrocampo e poi ripartire, magari si riesce a segnare quella rete, la partita si mette in un altro modo e ti lasciano spazi comunque, e invece così non è stato, addirittura è stato il Padova a trovare prima il gol del vantaggio, dopodiché è arrivata un po' quasi la stessa maledizione che questa stagione sta condendo un po' l'Arezzo, cioè crea occasioni ma poi non concretizza. Abbiamo visto anche tanti errori in fase di impostazione, probabilmente giornata storta. Anche il gol, poi il primo gol, insomma, ci sono stati dei rimpalli, insomma, esatto. Atteggiamento forse un po' molle nelle marcature, no? Il giocatore palla negli spalti, ma cioè, non si può giocare in quel modo. E questo un po' penso che
la grinta così, ce la deve vedere anche un po' il mister prima della partita. Cioè, non è che si può fare... solo dici te sì, le giocatrici. Sì, poi è capitato anche altre svolte che nel passato, giornate così, e qualche allenatore ha provato addirittura a cambiare le posti in campo così per dargli una motivazione, per cambiare il gioco, e qualche volta ci sono riusciti a fare meglio. Ma in allenamento durante la settimana voi avevate percepito così che magari ecco c'era qualche segnale, oppure fino alla domenica non si è visto? No, l'allenamento qualche allenamento si vede che c'è proprio, ci mettono il sangue per fare movimenti, lo scatto netto, e qualche volta fanno lo stesso movimento però non con una partenza a schizzo, cioè vanno proprio un po' più lente, ecco, nel discorso. Lo fanno esercizio, ma tanto così, per portarlo in fondo. Senti, nella una squadra che comunque, l'abbiamo detto, no? Non tanto adesso, ma insomma, nei mesi scorsi i miglioramenti sono stati tanti, sì. E diciamo che si vede adesso il lavoro anche che ha fatto Manuela Tessi all'inizio, oppure diciamo è stato un mix tra le due allenatrici? No, ci sono stati momenti. Allora, con la Tess siamo partiti sapendo, avendo fiducia nelle ragazze e nella Tess. Le prime giornate sono meno gioco, infatti i risultati sono arrivati un po' più tardi. Però quando hanno cominciato ad arrivare, sono arrivati in sequenza, si è fatto sempre delle belle prestazioni. Chiudere il girone d'andata con 18 punti, diciamo che a livello numerico non penso che quest'altro faranno 18 punti per salvarsi. Si era già salvi. Poi c'è stato questo avvicendamento, cercando di avere continuità sia negli allenamenti che come gioco, e le ragazze hanno risposto abbastanza bene, la Zarena lo stesso era contenta, insomma. Poi ora c'è stato questo ultimo mese, senz'altro un po' demotivato, ecco, io posso dire, l'unica questa cosa qui, posso dire. Diamo un'occhiata anche ai risultati, qui tanto stiamo per rivedere anche ecco, questo calcio di rigore, la traversa traballa ancora, no? Perché è stata veramente traversa piena, poi la palla che è caduta al di là della linea e poi anche questo colpo di tacco, insomma, una serie di situazioni. Anche che questo, non è cattiveria per far gol, sì. Così sembra una partita di allenamento, ecco. Lo stesso atteggiamento. Vediamo i risultati, perché prosegue questo testa a testa tra il Sassuolo e il Vittorio Veneto. Il Vittorio Veneto che ha vinto 6-1 sull'Imolese, il Sassuolo 5-0 sul Marcone, quindi vittorie larghe per entrambe. Poi Calcio Padova, Team Ferrara 5-0, Federazione San Marinese Castelvecchio 1-1, Gordige Grifo Perugia 0-3, e poi l'Udinese che ha pareggiato 1-1 con la Saponeria. Quindi è tutto da vedere in testa e in coda, perché in testa abbiamo a 60 Vittorio Veneto e Sassuolo, quindi a due giornate, quanti sono? Due giornate alla fine? Tre giornate alla fine, ancora vedete, non si sa chi la spunterà tra le due. Poi Padova, Castelvecchio, Marcon, Perugia, Federazione San Marinese, Ferrara, prossimo avversario dell'Arezzo, c'è la squadra Amaranto, Imolese, Udinese, Virtus Padova, e poi anche qui c'è incertezza con la Saponeria che da qualche settimana si è tolta dall'ultima posizione e che ha due punti di vantaggio sul Gordige, quindi Riccardo è tutto incerto. Sì, probabilmente sono più incerte Sassuolo e Vittorio Veneto rispetto alla zona di retrocessione, perché il Pescara ha fatto un giro di ritorno molto superiore rispetto a quello di andata e si è mostrato più squadra rispetto al Gordige. Il Gordige invece diciamo, ha subito un'involuzione, quindi vedo molto peggio la squadra di Venezia. L'ho visto un po' lo sbando, infatti, il Gordice, non mi ha dato nessuna emozione, nessun tipo di miglioramento. Invece il Pescara ha inserito una o due ragazze, non so dove, la Iesina mi sembra, l'ha presa. Insomma, sono inserite bene, hanno trovato la motivazione, infatti hanno recuperato 4-5 punti, mi sembra. Ecco, Riccardo, qualche settimana fa si pensava che il derby col Perugia potesse essere l'occasione magari per una supremazia in classifica, purtroppo le distanze sono incolmabili, quindi rimane solo semmai la soddisfazione dopo aver vinto, ricordiamo, all'andata a Perugia, sarebbe bello fare il bis. Sì, sarebbe bello trovare anche a tribuna piena per quella gara, sarebbe probabilmente l'ambientazione più adatta. Adesso prima di Perugia c'è il Ferrara che nel girone di ritorno ha fatto solo 4 punti, si è salvato grazie al girone di andata, quindi è un'opportunità per aumentare il morale, secondo me una vittoria potrebbe aumentare il morale e anche
proprio considerando che dopo ci sarà lo scontro contro il Grifo Perugia, arrivare a quella gara con morale al massimo, concentrazione a livelli massimi e attenzione giusta. Eh sì, Larezzo scavalcherebbe proprio Ferrara in caso di vittoria. Accennavi prima la Coppa Toscana Primavera. Che, ecco, ce la racconti un po' in breve. Allora, questa Coppa è stata fatta per prolungare un po' il campionato. Visto il campionato come la fine, il quinto posto sì, è soddisfacente, ma era più consono, almeno il quarto. Però non è che, visto anche che gran parte della Primavera è stata usata in prima squadra per salvarsi, per integrare la rosa, e la Primavera ha usufruito di 4-5 ragazze delle giovanissime, 14 anni appena compiuti, è stato soddisfacente anche il campionato. Ora siamo iscritti alla Coppa Toscana Primavera per poter dare un premio, per fare una finale a queste 8 ragazze o qualcuna più che giocano in prima squadra e che sono 3 anni che fanno i sacrifici per la prima squadra, perché sono ragazzi che erano nati per fare la Primavera e senz'altro hanno la possibilità anche di vincerla, perché è un gran bel gruppo. E ora, diciamo, queste abbiamo 3 partite nel girone di qualificazione. La prima si è vinta con San Miniato 3-2. Ora domenica, sabato non ci si riposa, il 29 si rigioca il 6 a Rignano e poi si va a Firenze il 13 maggio. Di regola bisogna vincere tutte e 3 per essere sicuri della finale, poi non so come vanno, dipende anche dagli altri, insomma. E puntiamo tanto su questa Primavera perché anche moralmente, anche nel giro di andata con la testa che amministrava tutte e 2 le cose, l'entusiasmo del sabato si portava la domenica, diciamo era un entusiasmo trascinante e quindi penso che si possa fare anche meglio con la prima squadra giocando, cioè avendo un risultato positivo il sabato, ecco. Bene, ce lo auguriamo, ci fermiamo un attimo, poi passiamo al settore giovanile dell'Arezzo tra poco. Seconda parte di Mondo Amaranto. Allora, come vi dicevamo, si sono conclusi i campionati, tra cui quello Berretti, l'Arezzo riposava nell'ultimo turno. L'Arezzo ha chiuso in 10ª posizione su 13, possiamo vedere la classifica finale con il Prato che ha vinto il girone a 55, poi Livorno 53, Siena 47, tutto Cuoio 44, l'Arezzo di Abruscato si ferma a quota 25. Andiamo a vedere gli allievi che si sono presi una bella soddisfazione perché sono riusciti a vincere il derby in trasferta a Livorno per 2-0, partita dominata dall'Arezzo, subito in vantaggio con 2 reti nei primi 6 minuti, doppietta di Gerardini che si è messo dunque ancora in mostra, questi vedete i risultati, anche qui campionato finito, tra l'altro c'è un video anche su Facebook negli spogliatoi, l'esultanza finale è molto carino. Il Prato a 53 ha chiuso il girone, quindi vincendolo. Poi Modena 46, Livorno 39, Pontedera 35, l'Arezzo chiude qui in 9ª posizione a quota 29. I giovanissimi, sempre a Livorno, i giovanissimi allenati da Ciavorella, hanno pareggiato per 2-2 con pareggio di Steccato nel finale, che diciamo ha evitato la sconfitta. Vediamo anche qui la classifica finale, dove troviamo in testa il Prato, tanto per cambiare, a quota 53, e poi a 47 Livorno, Modena e tutto Cuoio a quota 37. Allora, tra poco adesso conosciamo anche i giovanissimi B, prima Giacomo Gorgogna, allenatore degli esordienti B, questa è la classifica finale dei giovanissimi, che sono quelli diciamo, che si sono piazzati meglio nei campionati Lega Pro, quindi complimenti a Andrea Ciavorella e la sua squadra, complimenti anche a Alessandro Violetti ovviamente che ha regalato dei momenti di veramente bellissimo gioco, ci sono questi talenti interessanti da seguire, Ricci e Gerardini, quindi vedremo un po' di seguirli nel loro percorso futuro. Dicevamo, questo torneo di Malisetti con gli esordienti B, com'è andata? È andato bene, innanzitutto è stato un bel torneo.
organizzato dalla società Malise Tito Bianese. C'erano molte squadre professionistiche, tra cui Prato, Lucchese, Livorno. E noi eravamo nel girone iniziale con Livorno, Malise Tito Bianese e Massa Rosa. Siamo arrivati secondi. Abbiamo fatto un pareggio di 0-0 con il Livorno, una sconfitta di 1-0 col Maliseti, la vittoria di 4-1 col Massa Rosa, quindi è stata una buona prima parte. Quindi siamo classificati alla semifinale, dove abbiamo incontrato il Prato 2005, un'ottima squadra, e il risultato è stato un 2-0 per loro, però una buona prestazione da parte nostra. Abbiamo giocato a tratti alla pari e sono contento di questo. Infine abbiamo disputato la finale terzo quarto posto, dove abbiamo vinto 3-2 con il Montemurlo, quindi un buon terzo posto. Quindi la conferma, insomma, che già quello che sapevate di aver fatto comunque un ottimo lavoro, confrontandosi con queste realtà, è sì. La conferma, no? Sì, sono contento di quello che abbiamo fatto ieri, anche quello che abbiamo fatto in campionato. E noi in campionato disputiamo il campionato 2004 e ieri è stata per la prima volta, siamo confrontati con le realtà 2005, quindi i nostri pari età, e è stato importante valutare e vedere a che punto siamo. Perché sennò avete sempre giocato con quelli, sì, di un anno più grande, sì. E insomma, è un bel test, la differenza si vede, sì, poi è una buona preparazione, è un campionato molto allenante, perché va a disputare sempre partite con squadre preparate che hanno un anno più, quindi dal punto di vista fisico è un bello sforzo. Bene, allora abbiamo qui invece tre amici dei giovanissimi B allenati da Michele Passalacqua. Siamo andati a seguire, purtroppo ci è toccato la partita forse più difficile, però insomma se la sono cavata secondo me bene, perché hanno resistito per direi buoni oltre 20 minuti chiudendo la Fiorentina. Allora vediamo i 5 gol, poi sentiremo come ha analizzato questa partita mister Passalacqua. Questa sera seguiamo per la prima volta in questa stagione, veniamo a curiosare anche nel campionato giovanissimi B, giovanissimi regionali 2003, l'Arezzo di Michele Passalacqua affronta la Fiorentina allenata da Mirko Mazzantini. Chiaramente di solito queste gare contro squadre, comunque i settori giovanili di questo livello, c'è da aspettarsi ovviamente delle goleade, però l'Arezzo insomma cerca comunque di fare bella figura. Fiorentina che continua ad attaccare, finisce giù Angori, esce bene Giannini, pal tiro, la palla passa sul primo palo, la Fiorentina dunque passa in vantaggio dopo che l'Arezzo aveva resistito bene fino a questo momento per quasi 20 minuti. Cocofì parte in modo ancora bruciante, poi libera Giannini in aria, Giannini, il 2-0, ancora Giannini che si rivela letale, altra conclusione vincente da parte di Giannini, 32esimo, la doppietta di Giannini che sale con questi due gol a 10, Giannini, la sterzata, Giannini, rientra poi col destro per Barducci, Barducci per Coffi col destro alto, e poi invece sorprende il portiere Dauti, sembrava il pallone destinato a sorvolare la porta, e invece Coffi riesce a trovare questa conclusione che si rivela beffarda per il portiere Dauti, che è rimasto a terra, batte Angori, c'è lo stacco e c'è ancora il gol, il quarto gol della Fiorentina su questa punizione battuta da sinistra, è arrivata l'incornata vincente da parte di Imparato, anche lui subentrato poco fa. Coffi e manda in porta Imparato, attenzione Imparato, entra in aria Imparato ancora col sinistro, implacabile, Imparato, è doppietta anche per lui, è 5-0 per la Fiorentina. Malgrado il tentativo di Maggi di rincorrerlo. Insieme a mister Michele Passalacqua, allora era chiaramente dura contro la Fiorentina, però finché il risultato è stato, diciamo, solo 0-0, l'Arezzo si era difeso insomma bene, aveva tenuto bene il campo. Sì, abbiamo tenuto bene il campo, la concentrazione alta, poi ovviamente contro squadre di questo blasone come rallenti o abbassi minimamente la concentrazione ti puniscono subito, poi
Dopo hanno ovviamente loro preso coraggio, noi ci siamo un po' tra virgolette impauriti e è andata come è andata. Ecco, un campionato dove ci sono queste realtà, la Fiorentina, l'Empoli, tra tutti quelli delle giovani dell'Arezzo, quello che, diciamo, che affronti tu è quello piuttosto, diciamo. Sì, perché sono tutte le squadre della Serie A alla Lega Pro regionali e la nostra regione per fortuna ha delle ottime compagini, perché oltre alla Fiorentina e l'Empoli, se pensiamo che nel nostro girone i primi in classifica sono il Prato, che tra l'altro ha due formazioni, una prima e una, se non ricordo male, quinta o quarta. Poi c'è Livorno, la Carrarese, insomma sono degli ottimi settori giovanili abituati ormai da tempo a fare questo tipo di campionato. Comunque dall'inizio del campionato ci hai raccontato che i progressi ci sono stati. Sì, ci sono stati. Ora effettivamente noi abbiamo fatto un torneo la settimana scorsa a Bellaregia Marina, uno dei più importanti d'Italia per i giovanissimi, dove tra l'altro la Fiorentina è arrivata in semifinale e devo essere sincero, ci sono stati anche da parte della Fiorentina questi miglioramenti. Però sì, dai, devo essere onestamente, i ragazzi l'impegno l'hanno messo durante tutto l'anno, sono migliorati sia tecnicamente, siamo davvero partiti con delle basi provinciali, quindi era faticoso fin dall'inizio, insomma. Conosciamo allora i tre amici che sono con noi, vieni pure in piedi, ti chiami? Agustin Cola. Allora, abbiamo visto comunque i primi 20 minuti, siete riusciti a, anche se loro tentavano di attaccare, però insomma gli avevate chiuso un po' la strada. Sì, e si è preso un gol perché ci siamo distratti un attimo e si è subito questo gol che non ci siamo accorti tutti che era entrata. Infatti ha sorpreso un po' tutti, sì. Perché sta palla che è passata sul primo palo, perché poi se il risultato rimaneva sullo 0-0 magari vincevano lo stesso, però magari sarebbe stata meno facile. Ma poi, come ha detto il mister, avete avuto un po' paura dopo, quando hanno fatto il primo gol, sì. Che magari ne potevano fare di più. Moralmente ci siamo distrutti all'incirca e ci hanno chiuso in difesa, siamo andati nello spogliatoio nel risultato del 2-0. Ecco, per te invece il tuo campionato come lo giudichi? Sei contento? Non tantissimo. Perché? Potevamo fare meglio. Meglio, anche personalmente dici tu come, sì, sì. Come tuo campionato personale. Sì. Tu che quello giochi? Terzino sinistro oppure esterno. Ok, grazie. Sì. Vieni, ti chiami? Filippo Veltroni. Allora, la stagione quindi potevate fare meglio, però insomma era difficile questo campionato. Sì, poi noi venivamo tutti da squadre provinciali, quindi campionato ovviamente tutto diverso, e ci siamo trovati di fronte a queste grandi squadre un po' disorientati anche, ma con duro lavoro possiamo migliorare sempre di più e potevamo fare di meglio. Dove giocavi? Io Sansovino. Sansovino, quindi dalla provincia, sì. E quando, ecco, affronti queste squadre, che cosa hanno di più al di là della bravura tecnica? Abbiamo visto la Fiorentina, insomma, aveva due o tre che già si vede, insomma, che cosa hanno in più a livello di carattere? Non solo a livello tecnico, ovviamente, ma anche a livello caratteriale, proprio sono più abituati di noi a questo tipo di campionato e anche più preparati, e ovviamente hanno gestito meglio e fatto meglio. Però adesso voi avete un anno di esperienza, quindi adesso il prossimo anno siete pronti anche voi. Dobbiamo allenarci e insomma migliorare sempre di più per cercare di ottenere dei risultati migliori, e quindi speriamo che arrivi. Sì. Bene, tu invece ti chiami? Agustin Matteo. Allora, e ci diceva il mister che avete fatto anche questo torneo a Egea Marina, che è andato, insomma, siete soddisfatti? No. Anche lì potevamo fare di più, potevamo fare anche dei risultati meglio. Sì. E infatti siamo usciti subito dal girone, però insomma vedo che dite che potevate fare di più, quindi siete consapevoli che avete delle qualità che ancora non sono venute fuori, tutte. Sì, perché come diceva lui non siamo ancora abituati. Con altre erano più forti, come l'Atalanta, che sono parla il nome da solo, l'Atalanta. Sì. Hai detto una debole. E tu in che ruolo giochi, dove giocavi prima? Gioco difensore centrale o qualche volta anche terzino,
E giocavo nella Sansovino anche. Sansovino, quindi vi hanno preso un po'. Quanti siete dalla Sansovino? Tutti e tre della Sansovino. Ah, uno stock, ce l'avia buona. E come ti vedi tu tra qualche anno? Vuoi continuare? Cioè il calcio è la tua passione? Sì. Quindi vorresti farlo come professione, sì, diciamo così? Sì, mi piacerebbe. Ti piacerebbe. Bene. Qui non so se lo conoscete. Sì. Tu che ruolo giochi? Scusa. Guardialini, tutti come e tre. Vieni, vieni in piedi qui. Dimmi. Faccio. Oddio. No, no, non mi cadere perché. No, no. Sennò dopo non sbagliare più. Faccio guardialini in tutti e tre. Faccio i guardialini in tutte e tre squadre, 2004, 2005 e 2003. E domenica abbiamo il Savioti, voglio salutare il 2004, anche il mister, vorrei salutare anche esatto. E voglio anche ringraziare la società di Arezzo che mi fanno rimanere con i giovanissimi. Certo, è bello stare con i ragazzi. E anche il presidente, tutti, Riccioli, tutti. Voglio ringraziare tutti. Anche. E vorrei che sabato Giacomo mi portasse via a San Giovanni, lo vediamo com'è. E voglio ringraziare voi tutti, grazie. Anche questi anche presidenti qui che sono qui. Che, è tutto da sedi. Grazie. Ma li vede bene questi falli laterali? È sì, bravo? Sì, li vede sì. Bene? Ci possiamo sì. Fidare? Sì, sì. Bravo. È una grande passione la tua. Amaranto, lui non manca mai. È vero? Tieni libero però insomma, per i playoff. Sì. Al di là delle giovanili e tutto. Bene, io ringrazio molto. Giacomo, giocate quindi sabato? Sì, giochiamo sabato a San Giovanni. Quindi penultima partita di campionato. E domani durante gli allenamenti ci prepareremo per questo. Bene, grazie a Giacomo Gorgoni, grazie a Massimo grazie Tuccia, a voi, Riccardo Boffetti, ai giovanissimi Bia Riccardino, ci vediamo mercoledì prossimo.